Qui vediamo riassunte le cose già dette, e cioè espansione libera adiabatica di un gas perfetto, espansione di Joule. Nel processo reale irreversibile il gas si espande in modo repentino, non compie lavoro, non assorbe calore. Ma per calcolare la variazione di entropia non si può usare la trasformazione reale irreversibile perché la definizione di entropia richiede necessariamente di utilizzare una trasformazione reversibile. Quindi dobbiamo immaginare di sostituire la trasformazione reale con un'isoterma reversibile tra gli stessi stati A e B. La trasformazione reversibile utilizzata per il calcolo dell'aumento di entropia è completamente diversa da quella reale irreversibile. Il gas è sempre in equilibrio con l'esterno, compie lavoro, scambia continuamente calore con l'esterno. Invece nella trasformazione reale irreversibile il gas non è per niente in equilibrio con l'esterno. La trasformazione tra l'altro è rapidissima, mentre invece quella reversibile è infinitamente lenta, proprio perché passa attraverso un'infinità di stati di equilibrio. In quella reale poi il gas non compie lavoro, non scambia calore con l'esterno, perché il gas si espande contro il nulla e si trova chiuso in un contenitore termicamente isolato. Ma siccome gli stati iniziale e finale sono gli stessi, lo è anche l'aumento di entropia, la variazione entropia. E questa è invece questo è il calcolo dell'aumento di entropia. Come si fa? Si considera che la temperatura è costante, stiamo parlando sempre dell'isoterma reversibile che è necessaria per il calcolo, e dal primo principio della termodinamica, siccome è un isoterma, in ogni momento non c'è variazione di energia interna, quindi la variazione infinitesima di energia interna in ogni brevissima fase, diciamo sottofase, della trasformazione isoterma reversibile, insomma, questo è uguale a zero in ogni momento. E allora il calore irreversibile, il calore infinitesimo scambiato dal gas nell'isoterma reversibile in ogni momento è uguale alla quantità infinitesimale di lavoro che fa. Perciò, quando andiamo a calcolare delta S, cioè entropia finale meno quella nello stato iniziale, possiamo intanto tirar fuori dall'integrale T, come detto prima, T stava qua sotto, perché è costante, e poi sostituire il calore infinitesimo scambiato in modo reversibile con il lavoro infinitesimo compiuto dal gas. Ma poi l'integrale di tutti questi infinitesimi lavoretti che fa il gas diventa il lavoro complessivo, il lavoro AB, la somma di tutti questi lavorini. Il lavoro AB si calcola NR logaritmo NRT, logaritmo di VB su VA, e la temperatura si semplifica, e quindi l'aumento di entropia è NR logaritmo del rapporto dei volumi. Siccome il volume finale è maggiore del volume iniziale, questo logaritmo è maggiore di 0, e questo vuol dire che delta S è positiva, vuol dire che c'è un aumento di entropia. Se invece il volume finale fosse stato minore di quello iniziale, quindi una compressione isoterma, il logaritmo sarebbe venuto negativo, perché logaritmo di un numero minore di 1, e un logaritmo negativo vuol dire una diminuzione di entropia.